Dalla pista alla strada Ducati parla al turismo. Dopo aver conosciuto la nuova Hypermotard e la sorella SP, oggi conosciamo la versione Hyperstrada, vocazione turistica nelle sovrastrutture e nella posizione di guida, e poi l'indole, quella sportiva di cui Ducati è famosa nel mondo. In pratica Hyperstrada sposta l'attenzione, o meglio va incontro a chi dalla moto cerca sì il lato sportivo, per questo sceglie Ducati e ne fa anche un uso turistico. In pratica la versione Hyperstrada sposta l'attenzione, o meglio va incontro a chi dalla moto cerca sì il lato sportivo e per questo sceglie Ducati, ma ne fa anche un uso turistico. Insomma, segue la tendenza di oggi: no moto specialistica, sì crossover, capace di soddisfare diverse esigenze senza dover cambiare cavalcatura. Sulla Hyperstrada il manubrio si alza di 20 mm con riser più alti. Il parabrezza aumenta in virtù di maggior protezione con le sospensioni che accorciano la corsa, 150 mm fronte e retro rispetto ai 170 della versione Hypermotard. Parliamo di turismo, poi quindi sella più comoda, più larga sia per il pilota sia per il passeggero. Serbatoio che diventa da 16 litri, 4 in più rispetto alla sorella, più autonomia, e questo è importante. Arrivano anche altri accessori di serie: borse laterali da 25 litri, paracoppa, cavalletto centrale e parafango anteriore più ampio. Due le versioni standard con sella 850 mm, 830 se la si sceglie con la sella più bassa, e low da 830 mm e 810 accoppiata alla sella più bassa di 2 cm. In pratica offre la possibilità di toccare con i piedi per terra anche ai piloti più bassi. Confermato il motore 821 da 110 cavalli che tanto ci era piaciuto nella prova della Hypermotard. Unità tutta nuova, potente, fluida da rivoluzione, incastonato come un gioiello prezioso all'interno del telaio, misto tra liccio e alluminio presso fuso, con forcellone monobraccio che fa tanto sportività. Cosa cerca Ducati con la nuova Hyperstrada? Il concetto di moto a 360 gradi, per soddisfare gli appetiti più sportiveggianti, per abbracciare un'utenza più ampia. In cosa fa centro? Nella posizione di guida, che diventa più comoda nella guida, che abbassa il baricentro e la fa più fluida, più intuitiva, insomma più facile. Lato elettronica, pacchetto full, lo stesso che equipaggia le due sorelle standard ed SP. Controllo di trazione eccellente, mappe motore, quindi ride by wire in sport, touring a potenza piena e urban da 75 cavalli. ABS settabile poi su due modalità, sport e touring. In pratica tutto quello che oggi offre l'elettronica applicata alle due ruote. Cosa piace di questa Ducati? Prima di tutto la frizione, comando morbido, morbidissimo da lode, motore che ti conquista nell'erogazione e ciclistica che esalta di più la maneggevolezza del prodotto Hyper. Come dicevamo all'inizio, allarga l'utenza, vero, diventa più docile, senza però rinnegare quella sportività che da sempre caratterizza la casa di Borgo Panigale. A chiudere il prezzo, Ducati Hyperstrada costa 12.790 euro per entrambe le versioni, quella standard e quella low. Come sempre ricordate, se una moto vi piace ditelo a tutti, se qualcosa non va ditelo a noi.